È il più antico tipo di frumento coltivato, usato dall'uomo per cibarsi sin dall'antichità. Il farro è un cereale rustico oggi molto coltivato anche in provincia di Siena e gli imprenditori agricoli lo scelgono soprattutto per le sue caratteristiche, dal bisogno di poche concimazioni al controllo autonomo delle infestanti. Per la sua lavorazione e commercializzazione, però, sono necessari accordi di filiera. Gli agricoltori come me fanno degli accordi di filiera, fanno dei contratti con delle ditte specializzate per la lavorazione. Quindi breve contratto di coltivazione che facciamo con queste aziende per la trasformazione di questo prodotto. Nonostante la facilità di coltivazione, però, chi sceglie il farro negli ultimi anni va incontro ad alcune difficoltà. La produzione è in aumento e di conseguenza il prezzo si è notevolmente abbassato. Molti agricoltori, sia biologici che convenzionali, si sono avvicinati a questa cultura. Avvicinandosi a questa cultura hanno aumentato le produzioni e la disponibilità di questo prodotto, quindi abbassando il prezzo di mercato, perché le richieste del mercato interno sono sempre le stesse, quindi aumentando la produzione la grande distribuzione tende a abbassare i prezzi. Quindi negli ultimi 4-5 anni abbiamo visto quasi a un dimezzamento del prezzo di questo prodotto. Aprile, mesi di scadenze da segnare sul calendario per gli imprenditori agricoli. Su tutte, la proroga al 30 aprile del termine per la presentazione delle domande di indennizzo per danni da predatori, ma non solo. In questo mese, gli agricoltori possono presentare domanda per i danni creati dalla siccità nella primavera estate 2017 e per l'autorizzazione ai nuovi impianti. Tutti gli agricoltori interessati che hanno subito un danno superiore al 30% dell'intera produzione lorda vendibile possono presentare domanda per richiedere le provvidenze previste dal decreto legislativo 102. Le domande possono essere presentate entro il 23 aprile 2018. Un'altra scadenza sempre del mese di aprile è quella relativa all'autorizzazione degli impianti vitivinicoli, quindi le nuove autorizzazioni quindi per nuovi impianti possono essere richieste sempre per il tramite del CA di riferimento entro il 18 aprile prossimo 21.